Buongiorno, do il buongiorno oggi a Valentina Parissi, una naturopata che opera nella zona del Lucchese. Però prima di dare spazio a Valentina, io vorrei presentarmi un attimino. Mi chiamo Grazia Streno, sono un alkaline coach, promuovo un sano stile di vita basato principalmente su una corretta alimentazione, nonché una corretta idratazione alcalina, accompagnata da una moderata attività fisica e all'occorrenza anche una mirata e consapevole integrazione. Sono fondatrice insieme ad altri professionisti della piattaforma del benessere, una piattaforma open source dove possono intervenire diversi operatori olistici e non. Spaziamo, non so, dal personal trainer all'osteopata, alla naturopata, non so, master Reiki, insomma, abbiamo veramente un grande spazio e quindi abbiamo creato questo mezzo proprio per dare voce alle nostre idee e al nostro sapere. Bene, quindi basta parlare di me e io darei subito, procederei con le domande a Valentina. Intanto benvenuta Valentina. Benvenuta, grazie, è un piacere essere qui con voi, grazie ancora. Bene, grazie. Allora, Valentina, puoi dirci brevemente di che cosa ti occupi e come mai hai deciso di lavorare in questo campo? Allora, devo cominciare da molto lontano. Ero una ragazzina, sia da piccolina, insomma, parlo proprio dall'età di 5-6 anni, ho sempre sofferto di tantissimi sintomi, tra cui avevo delle bronchiti ricorrenti. Man mano poi che crescevo sono arrivati tanti altri sintomi, quindi il mio corpo non stava bene. Ho scoperto dopo di essere completamente in squilibrio, ma lì per lì mi curavano semplicemente il sintomo, quindi ho sofferto di emicrania fortissimi, avevo un ciclo mestruale che mi teneva a letto da 2 o 3 giorni mensilmente, compresa una sindrome premestruale molto forte, avevo dolore di stomaco, non ero arrivata a non digerire quasi più nulla. Avevo la fortuna di avere un cuore molto forte, io faccio tutto con molta passione e anche una mente molto determinata, ma il corpo non mi sosteneva. Sono arrivata all'età di 16-17 anni, dove praticamente convivevo tutti i giorni con dei sintomi che non erano normali per l'età che avessi. Poi, ovviamente, quando un corpo non si sente bene, un organismo non si sente bene, va a ruota, casca tutto, no? È come il cane che si morde la coda, no? Si rompe l'anello della catena e scivola tutto giù. Quindi arrivano disturbi importanti di insonnia, mi rigiravo nel letto tante volte, mi alzavo moltissime volte. Venivo aggredita da incubi, tanto che mia madre mi portò da uno psicologo al quale dovevo raccontare tutte le cose che sognavo. E prendo poi la patente, comincio a soffrire di vertigini, mi si blocca la schiena. E ovviamente poi un corpo intossicato dove continuava ad immettere al suo interno degli alimenti che solo dopo ho scoperto che non erano adatti a me, quindi avevo delle allergie importanti e delle intolleranze che da lì a poco sarebbero diventate anche allergie. Ma finché io non ho scoperto qual era effettivamente la sorgente, continuavo a non solo immettere all'interno del mio corpo farmaci, perché mi curavano per il bruciore di stomaco, mi curavano per le mestruazioni, mi curavano per il sonno, mi curavano per i mal di testa. E a un certo Ma non punto, curavano l'origine del problema, giusto? diciamo che risolvevano in quel momento lì, avevo mal di Il testa, ovviamente se sintomo. mi davano, ecco, qualcosa, delle belle pillole portentose, insomma, certo che mi passava il mal di testa, però magari dopo 3-4 giorni riero di nuovo con l'emicrania, quindi Questo andavo risolveva il all'ospedale problema. proprio, perché perdevo la vista. Curavano il Quindi, sintomo, ma non risolvevano il problema alla è radice. certo, no, 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 anche perché poi, come ho detto prima, i sintomi si accavallavano, no? Oggi sappiamo benissimo tutte e due che non si può nascondere la testa sotto la sabbia, arriva a un certo punto che è un po' come quando una donna pulisce la stanza e infila tutto dentro l'armadio sotto il letto. Prima o poi, no? Esplode. Scoppia tutto. Ecco, è successo anche a me.
E ho avuto la fortuna di incontrare un medico egiziano, per me è stato il mio angelo, perché è stato l'universo, è stata veramente una coincidenza. Fortuna. E mi fece fare un test delle intolleranze alimentari. E grazie, dato che so che vi occupate anche voi, insomma, di benessere, appunto, di intestino e tutto, lui mi disse: soffri di vermi intestinali. E Oh sì, io quindi conosco in questo quel momento tema. lì io mi sono sentita rabbrividire perché non l'avevo mai sentito. Mi disse proprio questa cosa: lei signorina ha la pancia piena di vermi, quindi una cosa mi. Solo a pensarci mi dette proprio un fastidio. Comunque lui mi curò con dei rimedi naturali, mi fece uno sblocco sulla colonna vertebrale, che con tante contrazioni dai dolori, dallo stare male a lungo tempo, quindi ero probabilmente acidificavo con grande facilità, Certo. quindi ero super infiammata, e mi sbloccò e poi mi fece le intolleranze alimentari. Io da lì, grazie, dopo tanti tanti anni che giravo per i medici, perché poi mi volevano operare, ma insomma qui poi magari ci rincontreremo per la mia storia personale, io in 3 mesi sono guarita. Si è risolto il tuo Sono problema. guarita da tutto. Io da quel giorno che avevo 24-25 anni fino ad oggi che ne ho 44, non ho più avuto un sintomo. Di quelli di cui invece per 15 anni mi Hanno afflitto. rotolavano da un dottore all'altro. E Certo. quindi da lì mi sono detta: c'è qualcosa che non so, mi sfugge Ecco. qualcosa perché non capisco. E ringrazio anche la mia curiosità, sono sempre stata una ragazza molto curiosa e ho In cominciato a questo caso una studiare. curiosità intelligente. Sì, perché mi sono, io non mi vergogno mai a dirlo, anzi lo racconto sempre perché le persone hanno bisogno di sapere. Io sono arrivata Certo. proprio a decidere di non poter vivere più, perché non era Perché più possibile. Quindi bravo. È ho arrivato avuto proprio questo una angelo al chiamata. momento giusto, meno male. Sì. Comunque ero giovane, io ballavo, quindi ero una ballerina, mi piaceva, invece no, non cose, insomma. E quindi da lì ho cominciato a studiare e la mia esperienza, perché tutto quello che si può vedere in relazione ai miei social, ai miei canali, sono tutte sulla base della mia esperienza personale e sto aggiungendo in questi ultimi 2 anni l'esperienza delle persone che si rivolgono anche a me, perché poi questa disciplina che amo tantissimo l'ho trasformata in un lavoro, perché fino a pochi anni fa era una passione, ho aiutato Certo. tanta, tanta, tanta gente. Se vogliamo, in maniera gratuita, insomma, no? Certo. Beh, diciamo che molto spesso io ho riscontrato, anche non solo nelle interviste, anche comunque nei contatti, nella vita quotidiana, che molto spesso la passione si trasforma in una professione. Però nel tuo caso tu stessa sei diventata il tuo caso studio. E quindi è Sì, stata brava. una leva molto importante. Per deciderti e per decidere verso che strada andare. Sei diventata il medico di te stessa, insomma, inizialmente, e poi hai approfondito le tue conoscenze. E beh, questa è una cosa straordinaria, però chiaramente dispiace che tu hai passato così tanti anni della tua adolescenza a stare male, perché sono anni che non tornano più alla fine, no? Giusto? Avrai anche un brutto ricordo di Sì, questo periodo. però guarda, grazie, ho imparato a voler bene invece a quel periodo, Ah, perché senza quello sicuramente avevo una missione. Io non lo considero un lavoro, la considero una missione. certo. Una missione, Sai certo. benissimo che c'è tanta gente che soffre, che sta male, che non trova soluzioni, non è aiutata, non è ascoltata. Pertanto io diciamo che personalmente rimango sempre nel dare, no? Certo. Fin da piccolina sono rimasta sempre nel dare, quindi è stato anche semplice. Nel momento in cui ho visto quello che stava succedendo a me, nel bene, perché io stavo guarendo, e quindi ho Ecco. detto: è possibile che il cibo, possa essere questo potente farmaco di cui nessuno parla? E da lì. È possibile, sì, come E se certo. qualcuno disse che l'intestino è il nostro secondo cervello, no? Quindi dobbiamo prenderci cura di questo organo così tanto importante. Ma secondo me ci arriviamo anche a parlare di questo nel dettaglio.
Ti vorrei fare un'altra domanda. Ovviamente adesso tu hai capito, no, che cosa significa stare in salute, visto che veramente sei stata molto male e sei riuscita a venirne fuori, no? Ma secondo te a questo punto, spero che non sia una domanda banale, però dobbiamo far sapere alle persone, no? Che cosa secondo te, qual è secondo te il nemico, il più grande nemico del benessere? La mancanza di consapevolezza. Ecco, sì, Non perché si in maniera studia, non viene più insegnato, non c'è più il nonno che tramanda le cose preziose al nipote, nonché il genitore che tramanda le cose preziose ai figli. Cioè, siamo entrati in un percorso, voglio dire, anche bello da un punto di vista tecnologico, ma che ci ha portato al distacco totale da noi stessi. Questo non doveva essere fatto. Noi dovevamo imparare ad utilizzare le tecnologie come è stata la luce, l'acquedotto, ma oggi internet, no? Quindi riscaldamenti. Una volta non si viveva così, si parla di pochi anni fa. certo, Era certo. ancora così, no? Quindi non abbiamo imparato, non abbiamo saputo gestire questo, ci è scappata di mano. A volte penso che sia stato anche un po' voluto questo distacco, no? Invece secondo me è molto importante riportare le persone alle radici, imparare a insegnare proprio noi ai bambini più piccoli che cosa significa radicarsi a terra, avere delle radici, riconoscere la propria terra, la propria casa Rispettare la madre terra, e rispettare madre terra. rispettarla, sì, e poi conoscersi come funziona, perché mangio, perché ho bisogno di masticare, che cosa succede quando un cibo viene ingoiato, dove si trovano gli organi. Io ho un bambino di 6 anni, ma troverai sul mio canale YouTube un video, aveva 2 anni, che già gli insegnavo tutte le parti del corpo, Ah, e lui è un fantastico. bambino che si massaggia la pancia da solo, è un bambino che riconosce quando batte il cuore in maniera diversa. È un bambino che viene a massaggiare me quando gli dico o mi fa male qualcosa, usa le sue mani su di me, capito? Quindi sarebbe bellissimo poter reintrodurre queste materie all'interno delle Certo. scuole. E trasmetterle ai nostri figli è importante. Certo, figli è Assolutamente. fortunato perché ha preso l'imprinting da te, quindi tu, oltre, diciamo, un po' per deformazione professionale, un po' perché lo vuoi, vuoi proprio trasmettere anche le conoscenze, le radici, no? Dei nostri nonni, che poi alla fin fine i nostri nonni si alimentavano in maniera molto semplice. E con l'avvento della società moderna, veramente, che si sono intensificate le culture, che il glutine da un 22, da un 7% è diventato un 22%, il glutine è diventato tossico, perché infatti ci sono tanti casi di celiachia, il cibo non è più sano. E dobbiamo veramente imparare a scegliere il nostro cibo quando andiamo al supermercato, se abbiamo la fortuna addirittura di rivolgerci magari a delle piccole aziendine locali, ancora meglio, no? Piuttosto che andare nella grande distribuzione, però molto spesso noi questa possibilità non l'abbiamo. E quindi dobbiamo veramente guardare attentamente gli scaffali, dare un occhio alle etichette e fare attenzione a ciò che scegliamo, perché la mano che sceglie diciamo, dallo scaffale e lo porta al carrello sarà la stessa mano che poi porta il cibo alla bocca. E quindi dobbiamo avere maggior consapevolezza e attenzione di tutto questo, perché il nostro cibo può essere sia amico che nemico per la nostra salute, giusto? Certo, guarda Grazia, aggiungo una cosa perché hai detto una cosa importantissima. Prendiamo il cibo e lo mettiamo nel carrello. Allora, io mi occupo di depurazione perché mi sono accorta che se non depuriamo il nostro corpo da tossine e scorie, non riusciamo ad avere una lucida scelta. Capito? Perché non scegliamo in realtà noi, ma scelgano quei vermi di cui mi parlava quel medico egiziano che curò me. Perché i Certo. batteri, le tossine, le scorie che si accumulano nel corpo prendono un sopravvento che diventano loro i nostri custodi, anche delle nostre scelte. Perché quella Certo. mano, spesso e volentieri, sceglie dei cibi dove noi sappiamo che ci faranno male, no? Un esempio banale.
La pizza, che è un alimento italiano buonissimo e eccellente, anche in alcuni posti le fanno di primissima qualità con ingredienti di prima qualità. Ma quanti di noi, dopo che abbiamo mangiato la pizza, stiamo male? Eppure continuiamo ad andare in pizzeria o a comprare le pizze congelate o a farci la pizza a casa, no? Ci Quindi gonfiamo. questo è un esempio, ma possiamo parlare del caffè, del cioccolato, di tanti grani che sono lo zucchero bianco, no? Sappiamo benissimo quali sono gli alimenti, no? Ecco, eppure continuiamo ad ingerire. È un po' il fumatore che sa di ammalare i propri i polmoni, tossisce dopo aver fumato, ma continua ad accendere la sigaretta. Accade la stessa identica cosa con gli alimenti, finché non decidiamo, anche con un po' di sacrificio, di dire basta, io voglio il corpo puro, voglio che la mia prima casa diventi di luce, quindi io devo togliere tutto ciò che crea fumo, tutto ciò che crea nebbia, tutto ciò che crea scuro e disordine. Certo. Possiamo riprendere quella connessione con la nostra anima, no? Che poi è lei che ci guida in questa terra, in questa vita. Certo. Maggior consapevolezza e soprattutto considerare che la prevenzione innanzitutto, ma sai, molti confondono la prevenzione con la diagnosi precoce. Ma la diagnosi precoce è importantissima, per carità, però bisogna puntualizzare che la diagnosi precoce comprende tutti quegli atti, no? Tipo, non so, le radiografie, gli esami del sangue, le ecografie, che sono importantissimi perché periodicamente vanno fatti, però non è prevenzione. La prevenzione, invece, è diciamo, un insieme di atti e comportamenti che ci aiutano a far sì che il male venga allontanato, insomma, che facciamo di tutto per evitare di ammalarci. Purtroppo l'argomento prevenzione non è ancora molto sentito. Molto spesso le persone agiscono quando la malattia è già conclamata e non ancora prima che il male succeda. E io penso che nella tua professione questo tu lo riscontrerai spesso. Vero? Purtroppo sì, ma anche qui, guarda, manca l'amore verso se stessi. Si Ecco. parla sempre solo di malattia, quando amare se stessi significa anche rimanere in salute, È il primo stare nel passo. vivere nel benessere, no? Certo. Quindi c'è anche un detto famosissimo del dente quando duole, come si lava il dente quando duole, no? Ecco, invece no, bisogna lavarli tutti i giorni fin da piccolini. Ritorno sempre all'educazione, noi siamo vissuti in un'epoca dove da quando siamo nati fino a quando abbiamo scelto di risvegliarci, il risveglio grazie non è per tutti, penso che anche qui sarai d'accordo con me, perché non tutti arrivano poi a risvegliarsi, Ci fino a vuole quel molto momento lì tempo, certo. noi purtroppo manchiamo di un'educazione, che è sempre quello di guardarci dentro, di amare se stessi, di toccare la tua pelle perché è fondamentale, di massaggiarsi i piedi perché hanno un ruolo importantissimo, di coccolarci, di pettinarci i capelli, di mangiare bene, di bere cose che ci fanno bene, quindi mangiare per nutrirsi e non mangiare per riempire dei vuoti o perché abbiamo un problema e per non pensarci ci riempiamo, no? C'è proprio Certo. questo distacco che manca, che deriva proprio dalla mancanza di amore verso se stessi. Ecco perché poi nasce il commercio sulla malattia, Sì, neanche sulla prevenzione, diventa un perché chi va business, diventa un business vero e proprio. diventa un business vero e proprio, no? Cioè, la prevenzione è importantissima ad oggi, ma esiste una prevenzione personale. Quella deve venire prima della prevenzione medica. Certo. Sì, guarda, volersi bene, l'amore per se stessi è il primo passo per la salute e per la felicità, innanzitutto. Hai detto una cosa bellissima, Valentina. Senti, ma allora, secondo la tua esperienza, no? Ci sono anche persone anziane che si rivolgono a te o comunque, cioè, speriamo che lo facciano. E come, voglio dire, c'è anche una speranza per queste persone anziane di risolvere i loro problemi? Dici tu. Come? Guarda, sono fantastiche. Io quando le vedo, a parte sono una Tenerezza. naturopata, sono una naturopata anomala, nel senso che divento subito la nipote di queste nonne.
comunque lo stanno cominciando ad arrivare anche gli uomini, quindi sono contenta. Ho delle persone ultra settantenni che hanno fatto una vita, insomma, con tanti sacrifici, hanno lavorato tantissimo, alcuni di loro hanno perso dei figli, hanno superato malattie gravi, che a un certo punto non si sa che cosa succede, non è ancora la loro fine, fortunatamente, e vengono per depurarsi. Vengono a volte per acciacchi molto banali, come mi gonfia la pancia, no? E magari poi vengo a sapere che hanno il diabete, il colesterolo alto, la pressione alta, che prendono la marea, eppure vengono perché gli gonfiano la pancia, no? E da lì si fa un lavoro bellissimo, perché mi raccontano tutta la loro storia e sono anche un'operatrice energetica, quindi lavoro tantissimo quello che è stato tutto il trascorso, compreso anche la vita degli antenati, quindi si ritorna a parlare della loro mamma, della loro nonna, di come hanno vissuto da piccolini, del rapporto loro familiare con i fratelli. Molti sono nati quando è finita la guerra, quindi hanno dei racconti da raccontare, però devo dire che stanno aumentando e fanno un percorso molto bello, anche se a volte con grande fatica riescono a togliere quegli alimenti che mangiano da tutta la vita. Quindi portarli dalla farina bianca alla farina magari di farro integrale a volte si fa fatica, cercare di dire devi mettere il sale rosa magari dell'Himalaya perché proviene dalla roccia invece che il sale bianco dal mare, e c'è da spiegare tante cose, però viaggiano con il loro olio, che magari hanno un olio tollerante rispetto ad un altro intollerante, con la loro scatolina del sale rosa, mi telefonano tante volte, ho fatto questo, mi mandano le ricette, ho un gruppo su Facebook dove metto le persone che si rivolgono a me, dove proprio ci scambiamo dei consigli, no? delle cose. Quindi io invito sempre le persone di tutte le età, perché il corpo è, io dico sempre che il corpo è magico. Certo, non lo conosce in realtà nessuno, c'è una magia, c'è una magia universale che è dentro di noi, e quando la testa decide di cambiare, il corpo cambia in brevissimo tempo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Basta avere, come dicevamo prima, la consapevolezza e soprattutto anche qualcuno che ti aiuti, che ti porti anche verso la strada giusta, una persona come te. Assolutamente. Una guida ci vuole oggi, da soli non ce la facciamo. No, molto spesso non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di una motivazione, abbiamo bisogno di anche un contatto, no? Come prima raccontavi tu, sentivo veramente la tenerezza in questo rapporto, no? Che diventa anche amichevole. Bellissimo, bellissimo. Senti, ascolta Valentina, ma fra tutti, diciamo, i tuoi clienti e pazienti, no? Io direi che non sono né clienti né pazienti, c'è una persona, operatrice olistica, anche lui è lui, che li ha denominati, ha detto: io non sono medico, io sono naturopata, quindi non sono pazienti, sarebbero clienti, però è un misto, è un misto. Lui li ha chiamati pacliti. Ho detto, ma come? Sì, sono i miei pacliti. Ah, ok, va bene. Quindi, fra i tuoi pacliti, no? C'è una persona comunque che spicca e a cui tu hai risolto il problema, di cui vai particolarmente fiera? Sì, fortunatamente più di una sono le persone che hanno scelto un cambiamento radicale di vita. Sì. Partendo dall'alimentazione si sono poi, come me, allora, in realtà Grazia, devo dirti che parto da un test, perché le persone hanno bisogno di vedere dei fogli, avere dei risultati. Il test si affianca molto a un qualcosa di sanitario, no? Però inconsapevolmente loro non sanno che stanno iniziando un percorso fantastico, proprio di totale sconvolgimento nella vita. E quindi in questo momento sono più le donne che hanno, due specialmente, hanno proprio cambiato tutta la loro vita, hanno cominciato a studiare, oggi sono diventate entrambe degli operatori, e quindi questa è una cosa che già da vent'anni fa riuscì, insomma, insieme, perché il percorso è sempre insieme, avviene empaticamente, non è mai, io posso guidare però sempre con il permesso, no, dell'altra persona. E quindi hanno cambiato, c'è chi ha cambiato città, chi ha cambiato lavoro, perché poi vanno a parlare delle loro cose intime, e c'è una sofferenza dove lì si ritorna a quella connessione famosa con l'anima, quando l'anima riprende quella comunicazione che si chiama comunicazione bidirezionale con la nostra mente, ci guida dove ci porta alla felicità.
La felicità che cos'è? Io sono felice di fare una cosa, di sentire quelle emozioni, di essere qui con te oggi, essere intervistata, cioè sono tutte cose che mi rendano felice, non è che bisogna andare a cercare chissà dove. Pertanto, se magari invece persone fanno un lavoro da dipendente con un capo molto autoritario, con paghe che non sono retribuite, mamme che sono costrette a lasciare i propri bambini e invece vorrebbero fare le mamme. Pertanto ci sono stati proprio dei cambiamenti importanti. In primis esteticamente, perché si dimagrisce velocemente senza avere la fame, ma soprattutto senza essere malnutrite. Quindi Certo. nutrienti all'interno noi le immettiamo tutti, sia con la nutraceutica che con la buona alimentazione. E poi arriva proprio il cambio. Ci sono state persone anche che hanno lasciato, magari degli uomini, donne, no? Sono separati da uomini che non erano più gli uomini, i loro compagni di vita. Quindi hanno cominciato a vedere cose che sapevano già, ma non avevano il coraggio magari di intraprendere delle scelte. Può sembrare doloroso, però anche una donna che si lega ad un uomo, in un certo senso lega anche quell'uomo, che Sì. invece può stare con un'altra donna, avere una famiglia più serena, lavora più tranquillamente, no? Quindi si ritorna sempre alla presa di consapevolezza. Sì. Quindi in realtà è un cammino fatto di tantissime emozioni, è un percorso fatto di scoperte, perché ci sono degli incontri specifici proprio sul chi sono io, e a qualsiasi età a volte non abbiamo ancora capito chi siamo. Certo. No, ma siamo quello che voleva la mia mamma, voleva mio papà, quello che sperano i miei amici. Siamo la maschera e le tante maschere che abbiamo deciso di indossare. Quando il percorso di depurazione inizia e si arriva in profondità, la maschera cade. Certo, quindi diciamo che attraverso la depurazione noi guariamo in tutti i sensi, non soltanto nel corpo, ma anche nel cuore e nella mente a questo punto. Assolutamente, ecco, è così. È così, bene, dai, bellissimo quello che hai detto, cioè, è coinvolgente quello che dici, Valentina. Senti, Grazie. ascolta, durante il tuo percorso hai letto dei libri che diciamo che qualcuno potrebbe anche essere degno di nota da portare anche alla luce e a conoscenza del pubblico, da consigliare al pubblico che ci sta ascoltando? Ho una biblioteca intera, grazie. Scegliene uno o Però due. sì, certo. Il mio primo che mi è stato consigliato è questo qua. Si chiama? Aspetta, non so dov'è la telecamera. Così va bene. La tavola La della tavola salute. della salute di Certo. Catherine Cusmin. Sì. Lei è stata una donna straordinaria. Purtroppo ai suoi corsi si accede solo se si è medici e quindi io non appartengo a quella categoria perché la nostra disciplina ancora qui in Italia non è riconosciuta. Quindi basta spostarsi al confine e siamo tutti dottori, qui non siamo riconosciuti. Studiate anche molto, poi, fra le altre cose. Moltissimo e tutti i giorni, ma poi soprattutto proprio sempre con noi Continuate a stessi, studiare, no? Ecco. certo. Però ho avuto la fortuna, infatti se posso ti voglio dire anche un altro libro, guarda, li ho tutti anche qui davanti, con lei, Marilu Mengoni, una biologa Sì. grossetana, che ha scritto il libro, i Psicoalimentazione. suoi primi libri di psicoalimentazione, dove lei riassume tutto il metodo di Catherine Cusmin. Ho fatto un corso con lei e devo dire che Catherine Cusmin è straordinaria, perché a parte un libro dove troviamo veramente che cosa sono tutti i nutrienti, troviamo tutte le esperienze, le testimonianze che lei come medico ha affrontato nella vita, parla di tutti i suoi quattro passi, parla in Anche maniera noi abbiamo i straordinaria nostri della quattro passi, poi te lo dico. Lo Ecco. prego. Parla in maniera straordinaria della depurazione e già a quei tempi parlava del lavaggio intestinale, di quanto l'intestino fosse importante e faceva già la correlazione dell'intestino al cervello, che oggi, grazie fortunatamente, la scienza riconosce. Quando diciamo l'intestino è il secondo cervello, non siamo più indagati, perché oggi anche la scienza ha detto questo, ma 20 anni fa quando lo dichiaravo non lo potevo Certo. dire, no, questa cosa. Sì. Quindi io lo consiglio vivamente perché vi aiuterà a comprendere, a intraprendere un percorso anche alimentare basato proprio sulla conoscenza. Cita anche delle malattie, la Catherine Cusmin parla molto anche di cancro. E quindi penso che sia un libro degno di essere letto e di avere nella propria
biblioteca Parlerà di casalinga. cancro e anche parlerà di alimentazione, come curare il cancro attraverso l'alimentazione, suppongo. Certo. Bene, guarda, mi hai dato lo spunto proprio per ricordare, no, che ogni lunedì sera noi teniamo in diretta Zoom il concetto della salute, basato proprio sui quattro passi, come ha detto Caterina, no? Proprio quattro passi, e sono l'idratazione, la purificazione, la Sì. nutrizione e la protezione cellulare. Ah. L'argomento chiave, è l'acqua, perché noi riteniamo, non solo noi, no, ma tutto il mondo ritiene che l'acqua sia l'elemento più importante al mondo, no? Perché bere acqua ogni giorno è fondamentale per la nostra salute. Come potremmo depurarci senza avere un apporto giusto di acqua e soprattutto nella quantità Impossibile. possibile? Lo confermi anche tu. L'acqua trasporta i nutrienti alle cellule, aiuta la digestione, elimina le tossine, aiuta a prevenire mal di testa, stanchezza, può anche aiutare a perdere peso, a mantenere la linea, perché molto spesso le persone non si rendono conto che noi nasciamo già all'80%, il nostro corpo già ha l'80% di acqua, è composto di acqua, addirittura il cervello arriva fino al 90%, che è l'organo con cui pensiamo. Quindi, quando diciamo, non so, ho il cervello annebbiato, io rispondo, magari qualcuno che mi dice così, guarda che tu non sei idiota, sei semplicemente disidratato. Quindi, cioè, hai bisogno di acqua. Quindi, veramente, rimanere ben nutriti è proprio fondamentale per una salute e una vita ottimale. Bene, allora, fatta questa pausa, diciamo, questa parentesi che era Posso decisiva. aggiungere una cosa, Prego, Grazia, prego. sull'acqua? Ho Certo, Valentina. fatto una conferenza sull'acqua perché io credo moltissimo nel potere dell'acqua, nel potere curativo dell'acqua. Citai un medico che, se non mi voglio sbagliare, Batman Gelindi, non so se l'hai mai sentito dire, dove lui in un periodo di guerra stava all'interno di un carcere e era medico del carcere. E non passava più niente, non passavano medicinali, non passavano alimenti, non passavano più niente. E lui cominciò a curare con l'acqua. Quindi cominciava a dire: bevi due sorsi d'acqua ogni 5 minuti, te devi bere quattro bicchieri d'acqua nell'arco di un'ora. Te... E cominciò a vedere come i prigionieri, insomma, i carcerati, risolvessero le loro problematiche. Ora sappiamo che l'acqua ha anche delle memorie, no? Sì, Quindi già l'ho morto. l'intenzione, no? L'intenzione che veniva messa nell'acqua, l'effetto placebo in cui si credesse che l'acqua guarisse, in più la vera forza dell'acqua. In mancanza di acqua molti virus prendono campo, per esempio, no? Guarda l'herpes simplex, il fuoco di Sant'Antonio. Io spesso chi soffre di herpes dico di introdurre, consiglio di introdurre molta più acqua di quella che stava bevendo, e in brevissimo tempo l'herpes scompare, no? Quindi Ecco. io affianco assolutamente il vostro pensiero. Grazie, grazie Valentina. Proprio a riferimento a quello che tu hai parlato prima del medico che curava i prigionieri, adesso mi è venuto anche in mente come si chiamava il libro, Il tuo corpo implora acqua. Ecco, Brava. mi ricordo questo titolo e devo anche aver letto una parte di questo libro e Le spero di tecniche di bere acqua per curarsi. Sì, sembra una cosa banale, invece è preziosa e importantissima. Senti, ascolta Valentina, dopo ovviamente mi lascerai tutti i tuoi dati, no? Che io metterò sotto questa intervista quando andremo a caricare sulla piattaforma, però semplicemente adesso così verbalmente potresti anche dirne uno solo, come le persone ti possono contattare? Anche un solo. Allora, io ho posso dire il sito? Sì, Il mio oppure la sito è pagina www. Facebook. Sì. Allora, il sito è metadepurazione.it. Metadepurazione. Metadepurazione, quindi significa al di là della depurazione. Infatti lo slogan è dal corpo all'anima. Quindi metadepurazione.it. E Facebook, ho la mia pagina, Valentina Parisi, la naturopata. Certo, ma poi comunque troveranno tutti i tuoi dati sotto. Io ripeto, allora, non ho detto prima dove mi possono trovare, a me mi potete trovare sulla mia pagina Donna Grazia Estremo oppure sulla mia fanpage Donna Grazia Ti Consiglia. Ora, penso che ci siamo detti
quello che potevamo dire, perché secondo me di argomenti ne avremmo tantissimi altri, ma il tempo è limite, dai, magari potremmo avere forse l'occasione di fare un'altra intervista e trovare un altro argomento, perché penso che tu sia una fonte di grandi informazioni, Valentina, non solo perché grazie, hai studiato, ma anche grazie anche alla tua esperienza, no? Giusto? Sì, sì. Bene, bene. Allora, noi con questo ci salutiamo. E quindi io ti ringrazio immensamente e sono onorata di averti avuto qui con me e ti auguro veramente una buona salute, ovviamente, e tu sai come si ottiene, e quindi non ti raccomando di stare in salute perché tu sai come si fa, e buona vita e a presto, Valentina. Grazie, grazie tante a voi, grazie dell'invito. E sì, sempre, sempre pensare al benessere, mai alla malattia, sempre al benessere.